Ciao a tutti, oggi volevo parlarvi delle cose che sono successe ultimamente e precedentemente con l'Agenzia del Lavoro. Dunque, innanzitutto volevo dire una cosa, che io non ce l'ho con i tedeschi, non voglio fermarmene a casa e in generale ci sono molte cose che in Germania funzionano. Quindi non ho nessun tipo di astio, odio o intolleranza in questo discorso. Dico soltanto che per la mia esperienza, nei posti dove sono andata io, non sono soddisfatta dell'Agenzia del Lavoro. Come? Tranquillamente, serenamente, molti individui stranieri possono non essere soddisfatti delle nostre scuole, istituzioni, servizi, quello che volete. Per cui, nel momento in cui dico questa cosa, parlo semplicemente di me, della mia esperienza e delle persone che ho incontrato. Dunque, all'Agenzia del Lavoro ho incontrato quattro persone. La prima persona è stata particolarmente spiacevole perché io sono arrivata, ero da sola, e invece di aiutarmi a trovare un lavoro, questo mi ha chiesto del mio fidanzato. Siccome non siamo un'agenzia di dating, avrebbe dovuto farsi gli affari suoi. Questo è un modo perché, con cui loro vogliono indirettamente darmi della mangiapane a tradimento della donna che vive sulle spalle del mio uomo. Io vivo sulle spalle dei miei risparmi e dell'eredità di mia nonna. Quindi il mio uomo non c'entra assolutamente niente con questo. Nel momento in cui mi mancheranno dei soldi, andrò a fare anche degli altri lavori, no? Statene certi. La seconda persona era una persona molto più professionale, anche perché io mi sono stufata, gli ho detto mi sento insultata da questo. E siamo andati io e il mio ragazzo, quindi sono stati molto più gentili, molto diversi. E quindi per quanto riguarda questa signora mi sono trovata molto bene, anzi molto professionale, sempre disponibile. Per quel che ha potuto mi ha aiutato. Certo è che probabilmente se avesse avuto meno persone da aiutare mi avrebbe aiutato molto meno. Il problema è stato poi quando a gennaio o a febbraio, sì, febbraio, hanno lasciato a casa dalla ditta dove lavoravo molte persone, tra cui me. C'è stato proprio uno sfollamento dell'ufficio perché eravamo in otto e io sono stata la terza ad essere licenziata nel giro di pochi mesi. E lì mi hanno affidato una persona schifosa, che ha insultato me e la mia formazione perché ha detto: "Ah, lei che ha preso queste lauree in Ungheria." Innanzitutto hai sbagliato stato, perché non era Ungheria, ma era Repubblica Ceca. Secondo, non lo dire con quel tono perché io non sono andata a rubare niente, me lo sono guadagnato, lavorando e studiando nello stesso tempo. Un ulteriore punto sarebbe quello con cui io avrei potuto dirgli, secondo me, guarda tesoro, se pensi che sia tutto semplice quello che faccio io, prova a scrivere qualche pagina di commento alla mia tesi se capisci qualcosa. In bocca al lupo. Quindi io non credo di dover essere insultata per la mia formazione. Quindi abbiamo litigato. gli ho proprio detto: guardi, faccia una bella cosa, faccia quel che vuole, ma non mi prenda in giro perché io non sono un imbecille. Dopodiché mi hanno dato una quarta persona, perché io lui non l'ho più voluto vedere, che non so come valutare perché sta continuando a mandarmi offerte di lavoro da parte della ditta che mi ha licenziato, perché si vede che l'economia si è ripresa e quindi stanno cercando persone. Ma in generale quella ditta lì aveva un turnover di persone enorme, quindi hanno una politica aziendale alquanto azzardata. Per cui le cose sono andate così. Ultimamente l'idea era di andare a chiedere consigli all'Agenzia del Lavoro
per quanto riguardava la riqualificazione, cioè un Schulung oppure l'Ausbildung, la formazione. Problema che un Schulung costa moltissimo. Un Schulung costa moltissimo e l'agenzia del lavoro non è disposta a darmi soldi, quindi dovrei praticamente prendere i conti in banca e svuotarli. E potrei pagarmelo, però se non trovo lavoro subito dopo sono finita. Quindi la situazione è abbastanza delicata. L'Ausbildung non costa di solito, a meno che non sia un Ausbildung privato. Però vediamo come andrà, cosa mi consigliano. Ovviamente ho molte riserve io sui loro modi di comportarsi. Molte riserve sulla tenuta dei miei nervi perché non riesco a capire perché non insultino me. Perché adesso c'è il mio ragazzo, se mi chiedono come ci siamo messi assieme, se ci chiedono domande sulle mie finanze, lui è tedesco e gli dice va bene, chiamo la polizia. Quindi non fanno domande di questo genere, ma cercano di umiliare la mia formazione, cosa che mi fa incazzare. Forse, guardi, gli dico senta, mi dia del mangiapane al tradimento che forse fa meno incazzare, perché cioè io comunque ho giurato davanti, ho promesso davanti alla bandiera cieca che avrei difeso la mia tesi. E sono qui sempre a difenderla. Cioè, non ho due parole io. E quindi non riesco a capire che cosa diavolo vogliano e perché si sentano così più importanti di me. Infatti, cioè, ci ho già litigato e ha un po' abbassato la cresta perché il litigio stava andando veramente in una brutta direzione perché io non, cioè, non riesco a sopportare quando una persona così si prende gioco comunque del lavoro di 6 anni in cui ho faticato tantissimo con meno 18 gradi delle volte a lavorare studiare, e studiare, il culo della Madonna. Anche con una malattia cronica che ha reso le cose ancora più difficili, e lui si permette di parlare quando non sa un cazzo. Fosse un ragazzino idiota, bimbo minchia, che mi insulta su YouTube, non me ne fregherebbe nulla, ma lui ha nelle sue mani il mio futuro, per cui mi fa incazzare come una iena. E non ho problemi di coraggio a mandarlo a stendere, ecco. Quindi cioè, l'esperienza finora con l'agenzia del lavoro è stata veramente brutta. Punto e basta. Con questo è tutto, un bacione dall'Ale.